Confartigianato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079-280698. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee. Telefono 079-271280. La nuova terapia intensiva Covid della Stecca Bianca di Sassari è stata inaugurata questa mattina dal presidente della Giunta regionale Cristian Solinas e dall'assessore alla sanità Mario Nieddu. Presenti l'arcivescovo di Sassari, Monsignor Gianfranco Saba, che ha benedetto la struttura e tutte le massime autorità del territorio. Il nuovo reparto ha una superficie di circa 1300 metri quadri. Nei giorni scorsi si sono completati i lavori con l'installazione dei letti e di tutte le relative strumentazioni per la lotta al virus. L'opera è stata realizzata a tempo di record perché si è dovuto procedere alla realizzazione delle pavimentazioni e dei rivestimenti, il completamento e adattamento degli impianti elettrici. Il presidente della giunta regionale Solinas si è soffermato sulla decisione del governo di far passare in zona arancione l'isola da domani e sulle procedure di vaccinazione. Mentre inauguriamo nuove posti letto di terapia intensiva, ben 30, ne abbiamo 14 pronti al Vinaghi, ci giunge notizia che il Ministero abbia optato per far passare la Regione in zona arancione per un superamento della percentuale di ricoveri sui posti letto di terapia intensiva. Noi riteniamo che quel calcolo sia sbagliato. Dietro questi colori ci sono persone, ci sono attività economiche e produttive. Abbiamo già cominciato a manifestare da ieri alla struttura del Ministero e allo stesso Ministro tutte le nostre perplessità e la contrarietà assoluta. Speriamo che ci sia nella giornata di oggi una rettifica di questa attribuzione, diversamente dovremo tutelare in altre sedi le ragioni della nostra Sardegna. Senti come sta procedendo la campagna di vaccinazione? La campagna di vaccinazione per quanto riguarda la Sardegna procede secondo i piani. Purtroppo abbiamo un rallentamento dovuto alla ristrettezza di vaccini trasferiti dallo Stato verso la Sardegna. Come sapete, i contratti tra la Pfizer e lo Stato prevedevano una certa dotazione, l'azienda ne ha fornito meno e la Sardegna sta pagando un prezzo in questi termini. Nonostante questo, grazie agli accantonamenti che avevamo fatto, contiamo di riuscire a vaccinare per intero tutto il personale sanitario con la seconda inoculazione e quindi di rendere immuni tutti i centri ospedalieri. Intanto continua la lotta alla pandemia. È stato infatti individuato un cluster di positività al Covid-19 tra i pazienti del reparto di medicina interna del Santissima Annunziata. A essere positivi, dopo un'indagine avviata dalla U di Sassari, sono stati 14 pazienti, mentre altri 19 ricoverati sono risultati negativi. Lavoratori del settore raccolta rifiuti urbani sul piede di guerra. Scende in campo la segreteria territoriale funzione pubblica della CGIL e annuncia lo sciopero in caso di mancata convocazione dei sindacati entro 5 giorni a partire da oggi da parte delle aziende appaltatrici Ambiente Italia, Gesenu e Formula Ambiente oppure del sindaco o di un suo delegato. La misura è colma per il delegato generale della funzione pubblica CGIL di Sassari, Paolo De Tori, che ci illustra le istanze dei lavoratori. La situazione nel cantiere dell'igiene ambientale del Comune di Sassari si fa sempre più grave. C'è una disorganizzazione organizzata da parte delle tre aziende che dovrebbero gestire insieme il servizio pur avendo diviso il personale. Continue violazioni del contratto nazionale di lavoro e degli accordi normativi di secondo livello sul godimento delle ferie, dei permessi, sull'assegnazione dei nuovi servizi. Una situazione che tutti gli operatori sentiti in videoconferenza e con gli strumenti che ci sono consentiti durante questa epidemia da Covid-19 hanno definito intollerabile, chiedendo a gran voce lo sciopero. Non è possibile che le persone vengano messe in ferie oggi per domani, magari le stesse persone alle quali è stata rifiutata la domanda di ferie, oppure che vengano, come è successo ieri sera per stamane, richiamate al lavoro da un responsabile e poi mandate via alle 2 del mattino, rimandate a casa da un altro responsabile. Ora basta, se le aziende non metteranno un freno sarà sciopero. Emergenza rifiuti negli ospedali sassaresi.
sono gli stessi cittadini a testimoniarlo con foto e video inviati a Canale 12. Le immagini raccontano la realtà di cassonetti che debordano e di spazzatura che tracima riversandosi sull'asfalto. Buste su buste impilate una sull'altra, cartoni traboccanti e un'autentica slavina di sacchetti che nessun contenitore, per quanto presente in numero apparentemente adeguato, riesce a trattenere. Una situazione ricorrente, non specifica di un solo sito, ma che, al contrario, si ripete uguale nelle cliniche, così come alla Stecca Bianca e anche nell'ospedale civile. Impossibile sapere se si tratti di rifiuti a rischio o meno. Resta l'evidenza di una raccolta, al momento operativa a giorni alterni, come da contratto, e che sembra non poter contenere la quantità della spazzatura prodotta dalle strutture sanitarie. I cittadini si chiedono se, visto il risultato, non sarebbe il caso di organizzare il ritiro con altre modalità e diverse tempistiche di intervento. Intanto i camion faticano, come si può ricavare dai filmati, a ricevere la mole di rifiuti. Era appena sbarcato dalla motonave proveniente da Genova un artigiano di 43 anni, noto alle forze dell'ordine, che è incappato in un controllo dell'unità cinofila della Guardia di Finanza. L'uomo aveva con sé 2 grammi di cocaina che hanno richiamato l'attenzione del cane pastore Agon. La successiva perquisizione del soggetto ha però permesso il rinvenimento di una pistola con munizioni, perfettamente funzionante. Il 43enne aveva precedenti specifici per porto d'arma. Giudicato per direttissima, i giudici del Tribunale di Sassari hanno convalidato l'arresto e disposto il trasferimento nel carcere di Bancali. L'operazione coordinata e diretta dal Comando Provinciale di Sassari è rivolta al monitoraggio dei passeggeri nei punti di ingresso ed uscita portuali e aeroportuali della provincia di Sassari. Poste, pronte le pensioni del mese di febbraio nella provincia di Sassari, saranno accreditate da lunedì 25 gennaio. Partendo dai clienti che hanno selezionato l'accredito alla pensione su libretto di risparmio, conto BancoPosta e PostPay Evolution e potrà essere prelevato in contanti nei 7.000 ATM Postmat della zona. Un servizio reso all'utenza per evitare che si creino assembramenti negli uffici, soprattutto in questo periodo ancora molto delicato a causa del Covid-19. Per coloro che intendono ritirare la pensione negli sportelli, sono stati stilati calendari con turnazione alfabetica. Si parte dai cognomi che iniziano dalla A alla B il prossimo lunedì 25 gennaio e nei giorni seguenti con 2 lettere al giorno, fino al sabato dalla S alla Z. È sempre attivo il servizio offerto agli under 75 che percepiscono prestazioni previdenziali e che possono delegare il ritiro della pensione in contanti da recapitare al proprio domicilio ai carabinieri in maniera totalmente gratuita. Infine, per tutti gli altri servizi e per evitare la fila negli uffici, si può prenotare il proprio turno allo sportello direttamente da WhatsApp al numero 371 500 3715 attraverso l'app Ufficio Postale o dal sito poste.it. Per maggiori informazioni, consultare l'indirizzo web www.poste.it o chiamare al numero verde 800 00 33 22. Il cielo esce dalla stanza. A immortalarlo in Via dell'Asia, fissato da un volto femminile, lo street artist giramondo Rocky Scapaticci. Il 35enne di Frosinone, globetrotter dei colori acrilici, ha da qualche giorno eletto Sassari come una delle tappe d'un viaggio che è meta e destino e apprendistato d'artista. Da 15 anni vive per strada tra Londra e Lisbona, Parigi e Valencia, col solo obiettivo di dipingere e di farlo sempre meglio. Un'unica compagnia, la Bull Terrier Rolla, in una vita ridotta all'osso, priva anche di quello che altri riterrebbero fondamentale, come il titolo da geometra, mai sfruttato. Non è un ufficio, infatti, il suo habitat, ma lo spazio adeguato per le opere. Nello stipendio fisso, lo scopo dell'esistenza, ma ricavare il minimo per comprare il materiale e sostentarsi. Un compito quasi impossibile, tanto da costringerlo a improvvise inerzie come quella vissuta qualche giorno fa in piazza Mazzotti, dove ha dormito per qualche tempo prima che la polizia municipale gli trovasse un'altra sistemazione, prima in un B&B e poi nel dormitorio gestito da padre Isidoro. Intanto però la macchina social, tra altruismo e pietismo, si era già messa in moto per definirlo un clochard. «Mi ha fatto male», dice Rocky, che ricorda poi anche con dispiacere di essere finito nel 2019 su Chi l'ha visto, ricercato da famiglia e amici. «Ma io stavo bene così, da solo», dice. «A cercare la luna dell'ispirazione, a muoversi sempre perché, confessa, se no sto male, e a ritrovare lo stesso cielo dell'opera in Via dell'Asia, proiettato in uno sguardo che vuole e desidera l'immenso».
Proteggetevi dal Covid-19. Da Sidernet, mascherine certificate, chirurgiche a 20 centesimi, FFP2 da 75 centesimi e FFP3 da 1,50 euro. Ossimetro digitale da 19,90 euro. Termoscanner da 23,90 euro. Sidernet è a Sassari, in zona industriale Predda Nietta. Telefono 079 30 27 030. Qui troverete tutti i presidi per la protezione individuale e la sanificazione con distribuzione in tutta la Sardegna. Generali, partner di vita. Sidernet. Pellet certificato in sacchi da 15 kg a 4,29 euro. Riscaldarsi costa meno e non fai fatica. Dinamo Trieste sulle ali dell'entusiasmo. Secondo round del girone di ritorno di campionato. Domani all'Allianz Dome per i bianco-blu, reduci della qualificazione in Champions. Ma l'avversario è di quelli da prendere con le molle. Coi biancorossi, infatti, la Dinamo ha perso gli ultimi tre incontri e in particolare il ricordo della sconfitta in casa all'andata ancora sanguina. Fu Doyle, match winner Pala Serradimigni, autore di una bomba allo scadere che beffò i padroni di casa. Ora gli uomini del Poz cercano il riscatto sfruttando la quadra trovata di recente. È lo stesso coach a evidenziarlo, sottolineando anche l'apporto delle seconde linee, tra cui Krusdin e Tony Katic, sempre più sul pezzo in cabina di regia. La vera differenza, conferma Pozzecco, è che rispetto all'anno scorso siamo meno dipendenti dal quintetto e abbiamo giocatori che accettano il fatto di partire dalla panchina. Il mister registra poi i miglioramenti in difesa, ma non si accontenta. Il cantiere della retroguardia è ancora aperto e si spera nelle lunghe braccia di Ethan Happ, neo acquisto che sarà in campo a febbraio, per dare una svolta sui rimbalzi su cui difettava invece Justin Tillman. Proprio il reparto arretrato è il fiore all'occhiello dei triestini, congegnato dal mister Dalmasson, mentre l'attacco, il migliore di Lega, la forza principale dei sassaresi. Questo è il tema della sfida di domani sul Parquet Giuliano in programma alle 19. Meno di 24 ore ad una delle partite più sentite dell'intero campionato, Torres e Latte Dolce che si preparano al derby tutto sassarese domani al Vanni Sanna. Ad inizio stagione gli obiettivi erano ben diversi per entrambe le squadre. Mora e due club si trovano nella zona bassa della classifica e con i due tecnici subentrati a stagione in corso. Ora l'obiettivo è di uscire al più presto da un momento complesso. L'arrivo di mister Graziani per la Torres aveva portato più serenità allo spogliatoio, in 4 partite, 5 punti e una sola sconfitta nell'ultima gara nei minuti finali. Ma ora testa al derby, dove si sa che non si può sbagliare. Stiamo facendo un percorso da quando sono arrivato io e speriamo che domenica dopo domenica ci porti ad ottenere dei risultati confacenti. Assieme alla società, assieme al presidente, assieme al direttore e ai giocatori abbiamo intrapreso un percorso di chiarezza, di obiettivi e piano piano cercheremo di raggiungerli. Io spero, mi auguro che la mia squadra faccia ancora dei progressi come stiamo facendo settimana per settimana. Prima sulla panchina biancoceleste per il nuovo allenatore Fabio Fossati dopo l'esonero in settimana di Stefano Dassi. Il nuovo mister, arrivato da pochi giorni a Sassari, ha davanti subito un test importante con la consapevolezza che un risultato positivo potrà far risorgere il suo club. Ho avvertito da subito una dirigenza con grande voglia, con grande entusiasmo, consapevole che il momento non è semplice, consapevole del fatto che gli obiettivi di inizio stagione si siano ridimensionati, consapevoli di dover essere concreti in questo momento. Oggi l'unica cosa che conta è la partita di domenica, poi sappiamo perfettamente che se domenica c'è il derby vale anche qualcosa di più. Tutti sappiamo che possiamo fare meglio e abbiamo grande voglia di dimostrarlo.